18esima giornata del campionato di Serie A, siamo arrivati alla penultima giornata di questo vincente girone di andata in cui campeggia il big match tra Inter e Juventus. Curiosissimo di scoprire, di sapere, di conoscere il pronostico del nostro oracolo, ma devo pazientare perché prima sigla. Eccoci amici di Pavia 1 TV, bentornati a questo ormai consueto appuntamento con la rubrica dell'oracolo. Saluto innanzitutto il trader numero uno di Pavia, l'oracolo del Bet. Ciao oracolo! Ciao a tutti, brothers! Ciao! Allora, siamo giunti, allora, finalmente abbiamo trovato una, diciamo, normalità temporale dopo un inizio anno abbastanza frenetico tra un appuntamento e l'altro, una giornata infrasettimanale, eccetera, eccetera. Soprattutto ti ritroviamo in forma, riposato, riposato. Assolutamente, assolutamente. E come ho detto nell'incipit, siamo curiosi di sapere il pronostico del big match tra Inter e Juventus. Ci sarà. Il picchi che ci hai fornito riguardo le precedenti giornate. La 18esima giornata che prevede il seguente calendario: Bologna-Verona, Torino-Spezia, Sampdoria-Udinese, Napoli-Fiorentina, Crotone-Benevento, Sassuolo-Parma-Atalanta-Genoa, Inter-Juventus e Cagliari-Milan nel posticipo di lunedì sera. Partiamo con Bologna-Verona. Sì, partiamo da Bologna-Verona. Bologna-Verona, io sono andato a favore della squadra di Verona, dell'Hellas, perché ha una difesa, una delle migliori difese del campionato e secondo me contro Bologna, che comunque dietro non è molta cosa, di sicuro riuscirà a segnargli almeno un gol. Quindi ho pronosticato un X2 per il Verona. Il doppia chance X2 out, il Sì, cosiddetto per stare un doppia pochettino chance più tranquilli, X2 diciamo. out. Torino Spezia, un Torino Torino-Spezia. provato forse dal turno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Milan, una gara finita addirittura a rigori, quindi 90 minuti più quei 15 più 15 supplementari che potrebbero avere in qualche modo a livello fisico, come dire, scombussolato. Assolutamente, assolutamente, però diciamo che la Coppa Italia ce l'ha avuta anche lo Spezia e diciamo che come al solito io vado a favore di Giampaolo perché io ci credo, credo nel maestro e quindi penso che abbia trovato un pochettino, inizia a trovare un pochettino la sua dimensione, piano piano, con fatica. Non do una vittoria schiacciante del Torino perché comunque lo Spezia ha fatto vedere ottime cose in campionato quest'anno, però almeno un pareggio in casa deve tirarlo fuori Giampaolo da questa partita Io non qui. volevo ricordartelo, però Quindi io vado su un 1x del Torino. Sampdoria Udinese. Sampdoria-Udinese, questa partita qui ho fatto molto fatica a decifrarla. Udinese che tra l'altro il martedì prossimo, martedì, anzi mercoledì prossimo, il 20 di gennaio, recupererà con l'Atalanta il turno, diciamo, Settimanale. ecco, la Sì, decima giornata. turno vecchio, quello che aveva saltato con l'Atalanta. Esatto. Sì, ho tenuto conto anche di questa cosa, infatti. Infatti inizialmente ero andato a favore di un Udinese, ero andato a favore di un Udinese, però poi tenendo conto di questo match che ci sarà, di recupero, questo match di recupero, ho pronosticato che durante la partita ci siano almeno da 2 a 5 gol, perché potrebbe uscire anche una semisorpresa, diciamo, una vittoria ancora della Samp in casa.
e quindi io ho pronosticato da 2-5 gol, perché almeno sei coperto sia da un 2-0, da uno 0-2, da un 1-1, hai molte chance e quindi riesci magari a coprire meglio questa partita un po' difficile da, da decifrare, diciamo. Sampdoria che tra comunque tra vittoria con l'Inter, quella contro lo Spezia, eccetera, adesso senza esagerare, però si è ben tirata appunto mi ha bloccato infatti questa doppia vittoria della Samp e quella partita che ci sarà di recupero dell'Udinese. Questo match qui sono stato un po' bloccato infatti non mi sono voluto sbilanciare più di tanto per dare un pronostico un po' più sicuro ai spettatori. Ho dato un 2-5 gol. Napoli-Fiorentina, sono andato a favore della squadra di Gattuso perché dovrebbe recuperare Mertens in attacco e ultimamente con i risultati sta facendo un pochettino fatica, anche se ha vinto l'ultimo la scorsa partita, quindi io ho pensato 1x con over 1,5. Anche in Coppa Italia con l'Empoli ha faticato in settimana, sì. Io ho pronosticato 1x con over 1,5 perché penso che rientrando Mertens spero che almeno un 2 gol durante la partita possano uscire qualcosa, insomma, a livello offensivo sia. Sì. Crotone-Benevento sono andato a favore della squadra ospite. Pippo Inzaghi ha fatto vedere, la squadra di Pippo Inzaghi ha fatto vedere delle ottime cose fino adesso e Crotone è meno cosa, diciamo, cioè non ha brillato in questa prima fase di campionato tra le squadre ovviamente di bassa classifica, intendo, e io sono andato a favore della squadra di Pippo Inzaghi, però mi sono coperto con un x2. Ma comunque tra Simini, Sias, qualcosina, diciamo, il Crotone. Sì, non penso che il Benevento vada a Crotone e vinca 2-3-0 subito così. Magari un 1-1, un 1-2, una partita tirata io mi aspetto. Uno 0-0, un 1-0 alla fine. Mi aspetto una partita tirata con un margine di un gol al massimo se ci sarà una vittoria. Sassuolo-Parma. Il Parma ha fatto un cambio di allenatore. È tornato da Versa. Il Sassuolo comunque gioca un ottimo calcio. Io ho pronosticato inizialmente un 1 per il Sassuolo, 1 secco. Poi però ho voluto dare un doppio pronostico agli spettatori. Vedo una partita con un gol da ambe le parti, uno perché c'è stato il cambio di allenatore del Parma, due perché comunque anche il Sassuolo ha giocato in Coppa Italia e quindi può risentire un po' di stanchezza e magari può subire il gol, quindi uno del Sassuolo oppure gol come pronostico. A proposito di squadre che segnano abbastanza, Atalanta-Genoa. Questo Genoa che con questo Mattia Destro, ritrovato, ha ritrovato anche i punti, morale. E sbloccato, assolutamente, si è sbloccato Destro. Sembra abbia ritrovato dimestichezza con il gol, diciamo. E quindi ho pensato che questa Atalanta qui non vinca così facilmente, però ho pensato che durante questa partita qua ci possono essere molti gol, quindi ho pronosticato un over 2,5, quindi durante la partita almeno 3 gol. Può essere un 2-1, un 3-0, non penso proprio un 3-0 secco, magari un 3-1. Una partita ricca di gol, un 2-2, la vedo una partita ricca di gol. Sia Atalanta che Genoa comunque ci hanno abituati a spettacolo da un punto di vista, diciamo realizzativo. Poi tra l'altro il Genoa è una squadra che subisce anche parecchi gol e l'Atalanta ne fa, quindi sì.
over 2.5, secondo me è un ottimo pronostico, anche perché pronostico che condivido, almeno come dal punto di vista di previsione, ecco, di analisi che condivido. Inter-Juventus, eccolo il big match. Arriviamo a questo big match. Arriva un Inter. Si può dire tanto. Sia da una parte, arriva un Inter che potrebbe essere stanca dalle fatiche della Coppa Italia supplementari, dai minuti giocati in Coppa Italia. Arriva un pochettino colpita dalla vicenda societaria, dalle voci che girano. Però penso che Conte passaggio di consegne o comunque entrata di questa azienda, di questa multinazionale, la BC, che dovrebbe inizialmente accostarsi a Suning. In un secondo momento magari prendere proprio il posto di Suning per quanto riguarda, diciamo, le azioni societarie, tutto il pacchetto. Assolutamente. Ti dico, questa Juve però gioca contro una Juve che sembra abbia trovato la sua dimensione, ha fatto un paio di vittorie consecutive, ha giocato delle ottime prestazioni, cioè le ottime prestazioni, delle buone prestazioni, e sembra stia entrando in forma. Io infatti questa partita qui la vedo più una partita da gol, con un gol da ambe le parti, magari un 2-2, un 1-1. No, vedo una partita, diciamo, pirotecnica da un punto di vista... No, non tanto pirotecnica, però perché qua comunque sono sempre scontri diretti, che sono sempre scontri tattici, diciamo, dal punto di vista, quando si incontrano due squadre che lottano e vogliono lottare per qualcosa, sono sempre scontri, diciamo, tosti e tattici. Quindi io vedo più una partita da 1-1. Poi dipende da come si sblocca. Se si sblocca subito nel primo quarto d'ora, 20 minuti, magari può diventare anche un 2-2. Se invece si va un po' più lunghe, può essere un 1-1, secondo me. Prevedi, insomma, che entrambe le squadre ottengano... Sì. Io ho pronosticato gol. Gol, perché se devo andare a favore di una squadra, vedendole... le statistiche, vedendo un pochettino le ultime prestazioni, eri lì a pareggio, non potevo sbilanciarmi, forse posso sbilanciarmi un pochettino a favore della Juve, ma c'è una cosa tipo 60-40 ad oggi. Però io rimaniamo un pronostico da gol. Rimaniamo col pronostico principale gol. Poi, se qualora dovessimo proprio sbilanciarci o da una parte o dall'altra, diciamo che prevedi questa leggerissima percentuale a favore della squadra. È molto molto più rischioso, quindi preferisco pronosticare gol. Almeno io giocherei il gol. Consigliamo quello, va bene. Consigliamo gol a coloro che ci stanno seguendo. Concludiamo con Cagliari-Milan, un Milan che giocherà lunedì sera, consapevole del risultato che scaturirà da Inter. Cagliari-Milan, io sono perché comunque dovrebbe rientrare Ibra, se non sbaglio. Ha giocato in Coppa Italia qualche... Sì, dovrebbe rientrare proprio Ibra, e quindi io sono andato secco su un 2 del Milan. Vince senza Ibra, io penso, con Ibra in campo non può perdere punti, quindi anche se la mia fede spera al contrario, però io sono andato su un 2 secco del Milan. Ok, registriamo, annotiamo, ma soprattutto ringraziamo l'oracolo per queste perle. Grazie a voi. Invito il suggerimento nostro, invece, quello di giocare sempre sempre secondo le vostre disponibilità economiche e gioco riservato
ai maggiori di 18 anni. Un saluto e alla prossima giornata. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.